Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Avviato in Commissione Statuto il confronto sulla legge elettorale regionale, la proposta della maggioranza illustrata dal presidente Smacchi, Tiziano Bertini. La Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari ha avviato il confronto sulla proposta di legge elettorale regionale. Il presidente Smacchi ha illustrato i punti principali sui quali la maggioranza di centrosinistra ha registrato una convergenza ed anche quelli sui quali c'è ancora una posizione aperta. Un accordo di massima riguarda la conferma dell'elezione diretta del presidente, turno unico, no al voto disgiunto, cancellazione del cosiddetto detto listino. Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi, il quadro che emerge dalla proposta della maggioranza potrebbe essere il seguente. Al di sotto del 40% la coalizione vincitrice prende il 55% dei seggi, 11 consiglieri più il presidente, mentre sarebbero 9 i consiglieri assegnati all'opposizione. Tra il 40 e il 60% 12 consiglieri pari al 60% più il presidente e 8 alle liste di opposizione. Oltre il 60%, 13 consiglieri, sempre più il presidente e 7 agli altri. Il numero di 13 seggi al vincitore rappresenta il numero massimo. I punti sui quali non si è ancora raggiunta una sintesi di maggioranza, ha spiegato Smacchi, riguardano i collegi, la preferenza di genere, anche se c'è accordo sulla presenza di almeno il 40% di un genere nelle liste elettorali. Altro punto in discussione riguarda soglie di sbarramento e correttivi. Il metodo di assegnazione potrebbe essere il DONT o altro proporzionale con correttivi che possano assicurare un seggio al secondo e terzo partito della coalizione vincente e anche alla coalizione perdente con il miglior risultato, superando però almeno il 3% se la soglia naturale che si produrrà sarà superiore. Sulla questione composizione dell'esecutivo non c'è incompatibilità tra consigliere e assessore, si dà la possibilità di nominare anche assessori esterni. Nel corso del dibattito non sono emerse proposte alternative, unici punti di accordo sono al momento il superamento del listino e l'elezione diretta del presidente. È stata però rilevata la mancanza di una proposta complessiva da parte della maggioranza, posto l'accento sulla necessità di utilizzare un sistema che garantisca la più ampia rappresentatività politica e territoriale, riproposto il tema del doppio turno e della possibilità del voto disgiunto, come pure quello della preferenza di genere, sia pure con posizioni diverse tra loro. Da parte del rappresentante di Forza Italia, il capogruppo Nevi, è stata proposta una ripartizione dei seggi alternativa a quella contenuta nella proposta della maggioranza. In sostanza si prevede che su 20 seggi, con un risultato al di sotto del 40%, si vada al ballottaggio. Dal 40 al 45% la lista vincitrice prende 11 seggi più il presidente, dal 45 al 60% 12 seggi, sopra il 60% 13. E nella stessa seduta la Commissione Statuto ha approvato la proposta di legge di modifica statutaria firmata dai componenti dell'Ufficio di Presidenza. Eros Brega, Presidente, Damiano Stufari, Andrea Lignani, Marchesani, Vicepresidenti, Fausto Galanello, Alfredo De Sio, Consiglieri Segretari, che riduce il numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza da 5 a 3 e abolisce il Comitato per la Legislazione. Nella prossima riunione della Commissione sarà anche illustrata un'analoga proposta del consigliere Gianluca Cirignoni della Lega Nord, che oltre ai due punti sopra citati propone la riduzione del numero delle commissioni e non consente la nomina di assessori esterni. La terza commissione consiliare ha dato il parere favorevole alla relazione sulle manifestazioni storiche per il 2013. 120.000 euro il finanziamento complessivo. Il servizio è di David Mariotti Bianchi. Via libera dalla terza commissione consiliare alla relazione sui risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria per il 2013. Illustrando l'atto ai membri della commissione, presieduta da Massimo Buconi, l'assessore Fabrizio Bracco ha ricordato che nel 2013 sono state 19 le manifestazioni che hanno ricevuto un contributo, per un totale di 120.000 euro di finanziamento disponibile.
Purtroppo al momento per il 2014 abbiamo a disposizione un budget di soli 65.000 euro. A questi, ha sottolineato Bracco, vanno aggiunti i 30.000 euro per la festa dei ceri di Gubbio, che ha un'apposita legge. Nello specifico, per il 2013 la giostra della Quintana ha ricevuto un contributo di 19.000 euro, la corsa dell'anello di Narni 16.500 euro, come il mercato delle gaite di Bevagna, il calen di maggio di Assisi 12.500 euro e i giochi delle porte di Gualdo Tadino 8.500 euro. 5.000 euro sono andati alla giostra dell'Arme di San Gemini e alla donazione Santa Spina di Montone. Un contributo di 4.500 euro è stato ricevuto rispettivamente dal Palio dei Terzieri di Città della Pieve, dal Palio dei Terzieri di Trevi e dal Palio dei Colombi di Amelia. La festa di settembre di fine 800 di Umbertide ha ricevuto 3.500 euro. 3.000 euro invece sono stati assegnati al Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, ai Spellum di Spello, alla Fuga del Bove di Montefalco, alla Rassegna delle Pasquarelle di Cascia e al Rinascimento ad Acqua Sparta. Alla rievocazione dell'antica Repubblica di Cospaglia che si tiene a San Giustino sono andati 2.500 euro, 1.500 alle Giornate Medievali di Narni e 1.000 alla Fiera di San Michele Arcangelo di Frattatodina. Ricostruzione di qualità e pieno rispetto per l'identità del centro storico, la seconda commissione in visita al comune di Nocera Umbra per verificare lo stato dei lavori post-sisma del 1997. Vediamo. Una ricostruzione di qualità, frutto di una sinergia seria e concreta tra tutti gli organi istituzionali. I numerosi interventi strutturali e infrastrutturali che si sono succeduti nel tempo hanno saputo rispettare in pieno l'identità urbanistica e ambientale della città. È quanto emerso dalla visita effettuata dalla seconda commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria al comune di Nocera Umbra per verificare lo stato di attuazione dei lavori di ricostruzione post-terremoto. Ad attendere i consiglieri regionali Gianfranco Chiacchieroni, presidente, Massimo Mantovani, vicepresidente, Maglio Mariotti, Raffaele Nevi, Maria Rosi, Orfeo Goracci, è stato il sindaco Giovanni Bontempi con la giunta al completo, oltre ad altri consiglieri comunali, tra i quali l'ex sindaco Donatello Tinti. Il primo cittadino dai banchi dell'aula consiliare, dopo aver rimarcato l'ottimo e proficuo rapporto con la giunta regionale e con i suoi uffici, ha sottolineato come la ricostruzione privata sia ormai giunta alla fase conclusiva. Per la parte pubblica, invece, sono stati attivati lavori per 15 milioni di euro, mentre altri 7 andranno in appalto nei prossimi mesi. Il sindaco non ha poi mancato di ricordare le molteplici problematiche che stanno attanagliando il territorio, a partire dalla vicenda ex Merloni fino all'incertezza lavorativa, che riguarda anche i 27 lavoratori precari del comune, assunti nelle varie fasi della ricostruzione. La visita è proseguita con un sopralluogo all'interno del centro storico della città, toccando sia la parte alta che, scendendo attraverso i caratteristici vicoli interni, la piazza principale. Ultima tappa, il nuovo edificio in fase di costruzione che ospiterà la scuola elementare dall'anno scolastico 2015-2016. Un sopralluogo importantissimo per noi, per Nocera. Ringrazio il presidente Chiacchieroni e tutti i membri della commissione che sono saliti oggi qui a Nocera. Abbiamo visitato forse i 3 cantieri più importanti in questo momento della ricostruzione, di questa ricostruzione che sta andando verso la sua fine, e abbiamo potuto vedere la bellissima pavimentazione che stiamo riposizionando, il cantiere della UMI1 con tutti i portici e la chiesa di San Filippo, e la ricostruzione delle scuole, lavori attesi ormai da tanti anni che, grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, stanno vedendo la fine. La nostra presenza vuol sottolineare il grande lavoro svolto in Umbria per la ricostruzione del 97. Nocera è stata completamente ricostruita, mancano solo i dettagli e rifiniture, ma abbiamo potuto vedere un grande lavoro che ha visto impegnate le istituzioni, in primo luogo il Comune di Nocera, nelle varie amministrazioni che si sono avvicendate e la Regione dell'Umbria che ha accompagnato questo grande processo.
Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Maria Rosi, ha approvato la relazione sull'attività per l'anno 2013. Il Comitato ha svolto 21 incontri, di cui 12 dedicati alla situazione di Umbria Mobilità, 4 alla gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali integrati e allo stato di attuazione del piano regionale dei rifiuti e 5 al monitoraggio sugli adempimenti riguardanti l'attuazione delle leggi. Con le sue audizioni il Comitato ha sentito tra gli altri vertici delle società, assessori regionali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori. È tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.